Qualcosa ci inventeremo è la storia di Mirko e Tommaso, due ragazzi di 17 e 11 anni che vivono soli nel loro appartamento di Milano. Vivono soli perché i loro genitori sono morti un paio di mesi prima in un incidente stradale e loro sono stati affidati allo zio Eugenio, che vive a Pavia, a 50 chilometri, ma manca poco alla fine dell'anno scolastico e ancora non se la sono sentiti di costringerli a trasferirsi. In verità i due ragazzi non ne vogliono sapere di cambiare città, soprattutto il più grande, Mirko, non vuole abbandonare la sua compagnia, i suoi amici, la sua ragazza, le sue abitudini, il basket, che per lui è qualcosa di importantissimo, e quindi cerca di resistere in tutti i modi. E quindi il libro racconta di questa strana famiglia fatta di due adolescenti, perché in questo momento della vita Mirko è tutto per Tommaso e Tommaso è tutto per Mirko. E questi ragazzi cercano di resistere facendo tutto quello che si aspettano che gli adulti facciano, tutto quello che gli adulti possano chiedere a loro. Quindi si inventano, ricostruiscono le regole e quindi tengono gli scontrini di qualsiasi spesa, tengono in ordine la casa, cercano di andare bene a scuola, fanno tutto quello che può tenere tranquilli gli adulti. Sperano così di tenere gli adulti il più possibile fuori dai piedi. È il loro modo di ribellarsi, la loro ribellione passa attraverso il rigare dritto. Tutto questo va avanti fino a quando Mirko farà un colpo di testa. Siamo nel 2010, l'Inter, la squadra di Milano, è in finale di Champions e Mirko vuole andare con i compagni, con i suoi amici a vedere questa finale di Champions a Madrid e soprattutto vuole passare o cercare di passare la prima notte con la sua ragazza, Greta. Solo che questo è un sogno impossibile perché lo zio Eugenio non accetta di dargli più di 1.000 euro per vedere una partita. E quindi Mirko farà un colpo di testa che metterà in moto una serie di azioni, lo caccerà in una serie di guai che rischieranno letteralmente di travolgerlo se Mirko non risponderà alla domanda centrale del libro, cioè Mirko avrà o non avrà la forza di chiedere aiuto. Il libro è ambientato per lo più a Milano, che è una metropoli del nord Italia, e in parte a Pavia, che è una piccola città di provincia. Mirko e Tommaso, ma soprattutto Mirko, che ha 17 anni, è un ragazzo in trasformazione e quindi vive tra tanti poli opposti della sua vita. E tra questi poli opposti ci sono anche la metropoli e la provincia. E ci sono anche due modi diversi di vivere Milano, perché Mirko frequenta il liceo bene, il liceo borghese della città, ma ha trascorso gli anni della sua adolescenza in periferia, dove si andava a giocare nel campetto sotto casa. Quindi lui frequenta un liceo borghese avendo però gli anticorpi per capire che i ragazzi che ha intorno sono dei ragazzi privilegiati e viziati. Quindi Mirko è un po' in una situazione anfibia, cioè come per le altre cose nel passaggio tra due momenti, in questo caso sociali, in un altro senso geografici, in un altro senso di vita, che lo portano a diventare qualcos'altro. Quindi è molto descritta la Milano in queste due dimensioni, centro e periferia. E però credo che di fondo questa sia una storia universale che potrebbe avvenire in qualsiasi parte del mondo, sicuramente d'Europa, perché poi le vicende che vengono raccontate sono le giornate di due ragazzi nella loro casa, nelle loro giornate fatte di cose
semplici come le partite di basket, le partite di calcio, gli incontri con la ragazza, i bisticci tra amici. C'è una vita che, nonostante tutto quello che di drammatico è capitato prima, vuole andare avanti o provare ad andare avanti come se niente fosse. Perché comunque quello che ci dicono questi ragazzi con le loro azioni, con la loro vita, e noi abbiamo 17-11 anni una volta nella vita e li vogliamo vivere a pieno col massimo dell'energia e il massimo della vitalità possibile.